Verso le 15.45 di venerdì 25 agosto i vigili del fuoco si sono attivati in strada Pasubio a Motta di Costa Bissara per un'esplosione avvenuta per una probabile fuga di gas in un appartamento sopra il negozio Rossella Boutique. Una persona è rimasta gravemente ustionata, la signora è stata colpita dalle fiamme che sono divampate a causa dell'esplosione ed è stata soccorsa dalla figlia che in quel momento si trovava in un'altra stanza e che l'ha portata in salvo accompagnandola in strada. I vigili del fuoco sono giunti da Vicenza e da Schio con 12 operatori, 2 autopompe, 2 autobotti e l'autoscala e hanno provveduto a spegnere le fiamme evitando un incendio generalizzato. La donna coinvolta è stata presa in cura dal personale del SUEM 118, intervenuto anche con l'automedica. È stata stabilizzata e trasferita in ospedale per essere ricoverata in rianimazione. A ieri sera erano ancora in corso le operazioni di sopralluogo tecnico dei vigili del fuoco, presente anche il funzionario di guardia, per determinare le cause dell'esplosione. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.